Una firma per la Costituzione. Sul fattoquotidiano.it è possibile sottoscrivere l'appello del fatto contro la modifica dell'articolo 138, prevista dal DDL costituzionale che la maggioranza sta portando avanti a tappe forzate in Parlamento. Di sicuro il vice ministro Stefano Fassina del PD ha toccato un tema che sta facendo discutere un po' tutti, cioè davvero in Italia c'è un'evasione di sopravvivenza, le tasse sono alte e quindi è lecito non pagarle. Ne discutono tutti e ne discute anche Brunetta. Sul fatto in edicola vi raccontiamo questi due angoli della maggioranza di governo, cioè Brunetta e Fassina, che ogni tanto cercano di essere come Beppe Grillo, di dire queste cose un po' provocatorie, ma poi le larghe intese li soffocano, li riassorbono e alla fine tutto procede come al solito, tanto che è stato appena riconfermato Attilio Befera all'Agenzia delle Entrate, che è proprio il simbolo di quella lotta all'evasione che Stefano Fassina a parole dice di non volere, eppure è il suo ministero che lo ha riconfermato. Tutto questo in edicola.